Buongiorno amici trader e bentornati ad una nuova puntata con l'analisi tecnica di Finanza Online. Piazza Affari si prende una pausa dal triste rialzo di novembre e apre poco mosso insieme ad altre borse europee. Sui mercati torna la cautela in attesa di sviluppi sul fronte commerciale USA-Cina. Secondo le ultime indiscrezioni, si rischia di posticipare la firma dell'accordo preliminare, con Pechino che vorrebbe che gli USA ritirassero tutti i dazi introdotti sui prodotti cinesi dall'estate scorsa, prima che si firmasse la fase 1 dell'accordo. Per questo Wall Street ha chiuso contrastata, interrompendo la striscia di record. La debolezza si è poi trasferita sui listini asiatici questa mattina. In questa puntata parleremo di FTSE MIB e di due titoli, il gruppo bancario Intesa Sanpaolo e il colosso dell'oil and gas Eni. Il FTSE MIB ha aperto oggi sostanzialmente piatto, in area 23.300 punti, all'indomani di una seduta in rialzo dello 0,2% terminata su nuovi massimi anni. Dall'inizio anno il FTSE MIB ha guadagnato un rombante più 27%. Intanto a Piazza Affari la earning season prosegue con i conti di Banca MPS, Banco BPM, CNH Industrial, Assorin, Generali. Questa mattina hanno diffuso i conti trimestrali anche Poste Italiane, con utili in calo ma migliori del previsto. Tornando al grafico, dopo una breve fase laterale, l'indice italiano il 4 novembre ha confermato in gap up la rottura dei 23.000 punti e ora sembra aver messo nel mirino area 24.000 punti. Movimento accompagnato da buoni volumi e volatilità. Anche RSI sottolinea la forza dei compratori, con l'oscillatore che è entrato in ipercomprato. Visto la forza recente dimostrata dal FTSE MIB, non si può escludere che il ciclo trimestrale si sia allungato, spostando la fase correttiva. In tale scenario, in caso di break dei 23.500 punti, si avrebbe un chiaro segnale rialzista, con possibile salita verso l'importante obiettivo a 24.000 punti, livello che accorcia le distanze dai massimi 2018. Al contrario, in caso di debolezza, ritorno sotto quota a 23.000 punti, possibili ulteriori ribassi verso supporto di breve a 22.330 punti. Scopri certifiche e leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Oggi avvio poco mosso per Intesa, in area 2-3 euro, dopo il rialzo dell'1,5% messo a segno ieri. Grazie agli utili sopra le tese nel terzo trimestre 2019, ieri il titolo del gruppo bancario ha accelerato al rialzo e ha messo nel mirino 2,355 euro, livello di resistenza chiave nel medio periodo. Il quadro grafico è positivo, è orientato al rialzo. Per chi fosse già entrato non vediamo motivi tecnici per uscire, mentre per chi fosse interessato all'ingresso lo spartiacque è il livello dei 2,355 euro. Per un primo segnale di debolezza bisognerà attendere la rottura del supporto a 2,193 euro, con target 2,111 e la media mobile 200 periodi a 2 euro. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Eni parte in lieve rialzo in area 14,2 euro, in scia al guadagno dell'1,6% di ieri. Dopo una fase di calo di fine ottobre, il titolo dell'oil and gas ha invertito con forza, sostenuto da volumi e volatilità, riuscendo a superare 14,2 euro, che coincide con il 38,2% di Fibonacci, di tutto il downtrend avviato ad aprile 2019. Ora Eni è in fase di testing della trend line ribassista di medio termine, costruita sui massimi di aprile e settembre di quest'anno. In caso di break della trend, il titolo potrebbe mettere il mirino in area 14,5 euro, livello di resistenza coriacea per la compresenza della media mobile 100 periodi e il 50% di Fibonacci. Invece, con un eventuale cambio di direzione con ritorno sotto 14 euro, potrebbe chiamare in causa i successivi supporti a 13,72 e 13,42 euro. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.